dici tu se il voto in pagella deve essere senza voto, perché sei stato sostanzialmente inoperoso, prendi 8 per l'intenzione, perché era fuori gioco ma hai fatto una parata al 97esimo pazzesca. No, il voto non è importante, sono importanti i 3 punti, diciamo la verità, voto non voto, l'importante era dare una reazione alla partita, perché si era messa nei binari sbagliati, non quelli che volevamo noi, e non abbiamo mollato fino all'ultimo e la nostra caparbietà ci ha ripagato. Cosa hai detto a Pellacani dopo 50 secondi? Come l'hai rincuorato? Niente, non è successo nulla, fa parte del gioco commettere degli errori di comunicazione, quindi l'importante è che non ci abbattavamo, l'italiano è un po' così. Non fa niente, 3 punti passa la paura. E l'importante era reagire e ci siamo guardati e ha detto non è successo nulla, comunque è stato un errore di comunicazione di entrambi. C'era la bandierina alta al 97esimo, però quell'intervento che hai fatto... Che è successo? Niente. È importante che sono arrivati 3 punti, fuori gioco, non fuori gioco, non è importante. Adesso però, prima delle domande da studio, ci racconti cosa è successo a Rimini, perché lì hai fatto spaventare un po' tutti. No, ma in realtà mi sono spaventato pure io, perché sono andato in contrasto, qua magari ci sono dei nervi un po' strani, il corpo non è fatto così. E nel contrasto ho sentito una botta fortissima e mi si formicolava tutto l'avambraccio, non riuscivo a muoverlo e diciamo che non ero d'aiuto alla squadra. E Ivan si è fatto trovare pronto e sono contento perché è un ragazzo in gamba e non molla mai, quindi se lo meritava secondo me. Auricolare e ultime domande da studio per Alessandro Plizzari. Sì, buonasera Plizzari, complimenti anche a te per questa vittoria, perché insomma poi tu l'hai conservata con quell'intervento prodigioso sulla punizione di Proietto, che credo tu abbia visto proprio all'ultimo momento quel pallone sbucare dalla barriera. La domanda di Fabio Ferraresi. No, io Alessandro volevo chiedere, al di là della comunicazione che forse è mancata, io dalla tribuna che sono venuto allo stadio ho visto anche un errore tecnico di Pellacani, la palla non l'ha colpita bene, o sbaglio? Intanto buonasera, grazie per i complimenti, è stata veloce l'azione, non mi ricordo bene, mi ricordo solo che abbiamo fatto entrambi un errore di comunicazione, l'errore tecnico non l'ho visto, quindi devo rivederlo con calma insieme a Pippo, perché magari io potevo avere un posizionamento diverso per dargli una mano in più, quindi non è stato un errore tecnico ma è stato un errore di comunicazione di entrambi, in primis mia perché io da dietro vedo tutto e mi devo staccare in una maniera diversa secondo me.